Gentili utenti di Cerignola Viva, ben trovati dal Manzi di Barletta, dove è appena terminata la gara tra il Barletta e l'Audace, vinta dai biancorossi 3-0. Siamo in compagnia di mister Giuseppe Crudele. Mister, un buon primo tempo, giocato bene dai suoi, ha riproposto lo stesso modulo di domenica con l'unica alternativa di Polidori in campo. Poi nel secondo tempo il gol, il vantaggio e quell'episodio dell'espulsione di Giano che hanno compromesso la gara. Sì, ho proposto Polidoro anche perché Grieco e Derek erano fuori uso e in Russia centrocampisti non c'è nessuno. E poi siamo partiti benissimo, anzi, neanche male, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo fatto delle belle azioni, abbiamo fatto un buon primo tempo. Poi c'è stato quel gol, l'infortunio capellare, quel gol preso subito, l'espulsione di Ciani, la partita è diventata già un po' più difficile. Il primo tempo era stato ben preparato, poi è arrivato appunto quel gol e quell'espulsione, forse il 3-0 un passivo troppo pesante. Sì, un passivo pesante perché abbiamo giocato in 10 quasi per tutta la ripresa. Ripeto, loro hanno quei due esterni, Perlecchia e Iodice, che sono giocatori di livello, se gli dai spazio sono devastanti. Mister, le condizioni di Cappellari? Dobbiamo adesso, domani, fare un'ecografia e vedremo il tutto, insomma. Per chiudere, da dove dovrà ripartire l'Audace dopo questa pesante sconfitta? Dobbiamo ripartire martedì, dobbiamo allenarci martedì e poi pensare già a Casarano. Ok, grazie mister.